Io sono sempre stato tecnologo. Allora, non so perché c'è questa luce orribile, purtroppo il tempo è quello che è, quindi accontentiamoci. Allora, vi ricordo che questa domenica, cioè il 22 febbraio, ci saranno gli Oscar 2015, che qui in Italia si potranno seguire in diretta nella notte tra domenica e lunedì, e per la prima volta dopo più di 10 anni verranno trasmessi anche in chiaro, quindi non solo su Sky. A partire dalle 22.50 di domenica 22 febbraio li troverete infatti su Cielo, canale 26 del digitale terrestre. Ovviamente a partire dalle 22.50 ci saranno i commenti in studio, poi il red carpet eccetera. La cerimonia vera e propria invece inizierà verso le 2 di notte, ma potrebbe anche iniziare dopo. Comunque voi nel dubbio sintonizzatevi su Sky o su Cielo verso le 2 di notte se volete guardare solo la cerimonia. E per chi non lo sapesse, anche quest'anno insieme ai ragazzi di Twitter di notte ho organizzato la doppia live per commentare gli Oscar, quindi a partire dal 23.59 di domenica 22 febbraio inizierà la live su Spreaker, sulla Spreaker di Twitter di notte. Poi all'1 di notte inizierà anche su questo canale YouTube e da lì in poi le due live andranno di pari passo. Quindi in descrizione qui sotto vi metterò il link al video informativo in cui vi spiego tutto quanto, dove potete reperire i link del caso, quindi sia il link alla live su YouTube che è già programmata, quindi la trovate già lì bella pronta con il countdown, sia il link allo speaker di Twitter di notte. Potete, anzi dovete interagire in diretta con noi per commentare tutti quanti insieme gli Oscar utilizzando su Twitter l'hashtag RadioTDNOscar che trovate in descrizione qui sotto. Non utilizzate nei commenti la chat di Spreaker né commenti alla live su YouTube, perché quelli non li prenderemo in considerazione, altrimenti impazziremo per seguire una miriade di commenti in due finestre diverse. Con Twitter invece rimane tutto ordinato, li leggeremo in diretta e potremo chiacchierare e commentare quello che accade durante la cerimonia. E poi vi lascio anche in descrizione il link all'evento su Facebook, così potete recuperare tutte le informazioni del caso. Ma ora banda alle ciance, iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla. Allora, rimanendo in tema Oscar, ho dedicato gran parte del mio tempo libero in quest'ultima settimana a cercare di recuperare i film tra quelli principali candidati a questa edizione 2015, e ce l'ho fatta. Sono riuscito a vedere in anteprima anche Foxcatcher, peraltro proiettato in lingua originale. Purtroppo questo film uscirà da noi il 12 marzo, ovvero circa 3 settimane dopo che la cerimonia si è tenuta, e questo mi fa molto incazzare perché non è il primo anno che ci troviamo di fronte a una situazione del genere. Non esiste che ogni cazzo di volta che ci sono gli Oscar i film più importanti candidati escano o a ridosso della cerimonia o addirittura giorni se non settimane dopo. Le case di distribuzione dovrebbero accordarsi per evitare che questo succeda ogni fottuto anno. Oppure possono accadere cose ancora più spiacevoli. Il film di cui voglio parlare oggi, ad esempio, è stato distribuito in pochissime sale e solo pochi fortunati sono riusciti a vederlo proiettato. Sto parlando di un film del 2014 per la regia di Damien Chazelle ed è Whiplash. Allora, in tantissimi mi avete chiesto di recensire questo film, me lo avete descritto come un grande capolavoro, con uno straordinario J.K. Simmons, è candidato a 5 premi Oscar, tra cui quello al miglior film e al miglior attore non protagonista, e io ero molto curioso di vederlo. Immaginate la mia faccia quando ho scoperto che era praticamente introvabile, vi giuro che ero incazzato nero. Sono riuscito a vederlo anche questo, grazie al cielo, in lingua originale, dopo essermi arrabattato per cercare di vederlo, e sinceramente sono rimasto a bocca aperta. Allora, il mio personale favorito per questa edizione 2015 degli Academy Awards, lo saprete già, è Birdman di Iñárritu. Ho adorato lui come regista, ho adorato Michael Keaton nel ruolo di Regan Thompson, insomma, mi è piaciuto a morire. C'era un Edward Norton in quel film che mi aveva spiazzato. Mi sono chiesto, ma J.K. Simmons è il favorito? E quindi che cazzo deve aver combinato in questo Whiplash per essere considerato addirittura superiore a quello straordinario Norton che ho visto nel film di Iñárritu? E beh, adesso che ho visto Whiplash posso capire perché Simmons è favorito, senza nulla togliere alla straordinaria bravura di Edward Norton. Ma Simmons qui veramente
lo mette a 90 e lo incula senza vasella, metaforicamente parlando. Dunque, Whiplash è un film molto particolare, è un film sulla musica in cui la musica è la vera protagonista, però il problema è che ho sentito molti musicisti, alcuni anche autorevoli, come ad esempio Stefano Bollani, lamentarsi del fatto che quello che viene descritto non è il reale mondo della musica e del jazz, perché la musica è anche divertimento, è passione, non è solo sacrificio e versare letteralmente sangue e sudore. Quello che secondo me non è stato afferrato magari da chi è esperto nel settore e ha guardato questo film, è che Chazelle non voleva realizzare un film che desse una visione univoca e realistica di quella che è la musica. No, la musica è al centro di questo film, ma in realtà lui voleva raccontare la storia di un ragazzo che ha un'ossessione, e questa ossessione riguarda la musica e al suo voler diventare il miglior batterista o tra i migliori batteristi di sempre. Quindi non è un film che pretende di dire allo spettatore: guarda, il mondo del jazz è così, perché lui prende in esame due persone che hanno un certo approccio verso la musica. Siamo 7 miliardi di persone sul pianeta Terra. Di questi 7 miliardi, presumo che diverse centinaia di migliaia, se non milioni, sono o aspirano a diventare musicisti. Io non penso che tutti loro abbiano lo stesso identico approccio verso la musica, perché ad esempio qualcuno sotto il mio commento entusiasta riguardo il film sulla mia pagina Facebook aveva scritto: sì, però questa non è musica, perché ci sono jazzisti professionisti che, se li vedi, loro si divertono anche nel suonare i brani più complicati e difficili da eseguire. Sì, siamo d'accordo, ma quelli sono persone, sono individui che hanno il loro approccio alla musica. Ci saranno altre persone che hanno un altro. Il protagonista di questo film è uno di quelli che vive la musica non solo come una passione, ma come una fissazione. Quindi è un film che tratta questo argomento in maniera molto psicologica. Il protagonista, interpretato da Miles Teller, giovane attore emergente che abbiamo visto in diversi film, tra cui anche Divergent e il prossimo film della saga che uscirà, Insurgent, ma soprattutto sarà il nuovo Reed Richards nel reboot dei Fantastici 4 diretto da Josh Trank, di cui abbiamo visto il primo trailer poche settimane fa e ha fatto molto discutere, ma non è questa la sede per parlarne. Lui, secondo me, qua è stato bravissimo, perché è un personaggio che inizialmente ti sta simpatico, poi dopo mostra questa passione talmente ossessionante che diventa quasi una spocchia che lo allontana da tutto e da tutti. Lui vive per la batteria, vive per il jazz, per la musica, ma soprattutto vive per questa sua fissazione che non l'abbandona mai, giorno e notte, e lui soffre emotivamente, ma anche fisicamente, si distrugge la salute psicofisica per cercare di perseguire questo suo obiettivo, dimenticandosi spesso anche il puro amore che aveva per la musica, trasformandolo in qualcosa che gli corrompe l'anima. E il film racconta del suo rapporto tormentato e travagliato con il personaggio J.K. Simmons, Terence Fletcher, che io ho soprannominato il sergente Hartman della musica. Devo dire che è un personaggio straordinario. Quando mi hanno detto che Simmons aveva regalato un'interpretazione magistrale, non è che non ci credessi, perché so di cosa è capace questo grande attore, un caratterista tra i migliori che ci siano in circolazione. Credo che molti se lo ricordino soprattutto per il suo ruolo nella trilogia degli Spider-Man di Raimi. Lui era Jonah Jameson, il direttore del Daily Bugle o Bugle, adesso non so bene come si pronunci, il capo di Peter, che peraltro era identico a come viene disegnato da anni nei fumetti. Era veramente impressionante, sembrava che lo avessero proprio preso dalla carta stampata e l'avessero tirato fuori e fosse uscito lui. Io personalmente me lo ricordo soprattutto per la serie Oz, in cui lui è uno dei miei personaggi preferiti, il neonazista Van Schillinger, che fa parte appunto del gruppo sociale degli ariani nel carcere, cattivissimo, con una sua
morale, un personaggio ambiguo in maniera esagerata. E io Oz ho guardato le ultime stagioni in lingua originale perché non esistono in italiano, non sono mai state doppiate, e ho potuto constatare quanto la voce di J.K. Simmons sia fenomenale, profonda, calda, tonante, ti incute timore e rispetto. E poi l'altra grande caratteristica di questo attore è proprio la mobilità facciale. Lui riesce a comunicarti qualcosa anche solo sollevando i muscoli sopra gli zigomi. È una cosa impressionante, è per questo che è un grande caratterista. Che cosa sono i caratteristi? Sono quegli attori che li si vede raramente in ruoli particolarmente importanti, nel senso che magari nella trama non hanno sempre un ruolo predominante, ma sono una delle cose che ti ricordi più dei film in cui recitano, perché sono per appunto caratteristici, da qui il termine caratteristica, sono quelli che interpretano i caratteri, personaggi spesso molto stereotipati e dotati di carisma. Quindi è molto interessante notare come Simmons, da grande caratterista, adesso sia stato elevato a interprete in prima linea, diciamo. Quindi questo non per dire che i caratteristi non diano interpretazioni memorabili, ma non sempre i caratteristi vengono considerati come è stato considerato J.K. Simmons agli Oscar. Comunque sia, qui è stato veramente, ma veramente bravo, perché è un personaggio che riesce a trasformarsi da un secondo all'altro. Un secondo prima è lì che ti sorride, il secondo dopo sta creando insulti creativi per spronarti. È un personaggio che ha una sua visione di quella che è la musica e di quello che deve essere il musicista. È una visione molto distorta, quindi io non capisco perché chi è esperto del settore si sia un po' indignato, perché mi sembrava chiaro che si volesse raccontare la storia di due personaggi che hanno una visione particolare di quella che secondo loro deve essere la musica e di quello che deve essere il musicista. Secondo questo personaggio, il musicista va spronato finché non tira fuori il suo talento oppure molla. Quindi è un personaggio molto meschino in un certo senso, e mi ha affascinato da morire il rapporto di amore e odio che lega lui e il protagonista. Peraltro il protagonista è un ragazzo sicuramente talentuoso, ma che fa molta fatica ad emergere seguendo un personaggio come quello di Terence Fletcher, e io sono rimasto assolutamente allucinato dai dialoghi. Ci sono dei momenti in cui Simmons tira fuori tutta la sua furia che mi hanno proprio spiazzato. Questo film è un uragano, è un'esperienza emotiva. Io alla fine, vi giuro, stavo sudando al posto del povero Cristo. Stavo suonando al posto del protagonista perché era lì che faticava con la batteria, era lì che dicevo oddio. E tra le altre cose è pazzesco come Chazelle, che non ha diretto altri film particolarmente famosi, ne ha diretto, questo è il suo secondo film, per cui vi lascio immaginare che inizio col botto che ha avuto la sua carriera, e è riuscito a raccontare questo tipo di storia utilizzando diciamo gli stilemi del thriller. Quindi ci sono scene che mettono una tensione incredibile, ma che nei fatti non dovrebbero metterla. Sono situazioni assolutamente normali, ma che veicolate attraverso un certo tipo di immagini diventano momenti mozzafiato, vi giuro, proprio momenti che tu dici e adesso che cosa succederà. Ci sono tanti di quei colpi di scena che, ma non immaginatevi dei colpi di scena esagerati, ma nel momento ci stanno tutti. Ci sono proprio dei momenti che fai oh! E io da un film musicale come questo assolutamente non me l'aspettavo. Dicevo prima che la musica è il protagonista, e la colonna sonora naturalmente è uno dei pilastri di questo straordinario film, e tra l'altro è una colonna sonora che rompe nella pellicola in ogni istante, anche perché è costituita soprattutto dai momenti in cui i personaggi suonano in scena. Quindi è la musica che sentiamo mentre loro provano, fa anche la colonna sonora, ma ci sono anche momenti in cui invece c'è una musica che i personaggi del film non sentono, perché proprio è una musica cinematografica. Quindi la colonna sonora agisce su più livelli, ti entra dentro, ma soprattutto va di pari passo con le immagini. Adesso io non voglio fare spoiler, ma nel finale c'è proprio una sinestesia incredibile, proprio suoni, immagini, emozioni si intrecciano in una maniera pazzesca.
pazzesca, la regia a un certo punto diventa asservita alla musica e la musica tira le fila di tutta quanta la pellicola. È qualcosa di straordinario che raramente ho riuscito a vedere in un film, e parlo da profano perché io ascolto molta musica ma non mi posso assolutamente dire esperto, ho un sacco di lacune a riguardo, mi mancano moltissime basi, quindi io parlo di Whiplash non da musicista, per cui quando sento musicisti eccetera eccetera, io posso dire quello che penso io del film da un punto di vista cinematografico eccetera, e del fatto che secondo me vuole raccontare la visione che ha appunto il regista, la musica, che però non è neanche la sua visione, lui semplicemente ha utilizzato una storia a cui ha assistito nella vita vera, o non è un biopic, ha semplicemente riadattato un qualcosa che lui ha vissuto non in prima persona ma che ha visto accadere, e l'ha trasformato in un film. È un po' come aveva fatto Aronofsky con Requiem for a Dream. Requiem for a Dream è un'allegoria di quella che è la tossicodipendenza e l'ossessione che la tossicodipendenza può causare. Non è che Aronofsky sia un drogato chissà che cosa, ha utilizzato la sua visione verso l'ossessione, ha utilizzato la droga come pretesto per raccontare un'ossessione. Stessa cosa ha fatto per appunto Chazelle. Quindi io sto parlando del film da profano, e da profano sono rimasto assolutamente estasiato dall'ambiente che si crea in questo film, e sono stati fantastici Teller e Simmons insieme, perché Simmons da solo è inquietantissimo, Teller da solo è molto bravo, insieme sono un mix esplosivo, si affrontano con battaglie musicali, battaglie fisiche, battaglie intellettuali, sono sempre uno contro l'altro, come il gatto e il topo, studiano strategie l'uno per cercare di mettere all'angolo l'altro, è veramente fantastico ed è incredibile come questo rapporto si evolva e l'ossessione per la musica diventi per il protagonista l'ossessione per Fletcher, per questo suo insegnante a cui lui vuole dimostrare qualcosa, quasi a un certo punto non è quasi più importante quello che lui diventerà nell'ambito musicale, ma quello che lui diventerà agli occhi di Fletcher. E c'è un momento in cui Fletcher racconta un aneddoto che ispira il protagonista, e tra l'altro ci sono dei risvolti che io sinceramente ho percepito come degli schiaffi morali in faccia allo spettatore, che poi in quel momento ero anch'io uno spettatore, e sono rimasto veramente allibito, perché comunque un utilizzo così intelligente di tutto il comparto tecnico raramente si può vedere in un film, e per appunto mi ha dato in maniera diversa le sensazioni emotive che avevo percepito guardando Birdman, e mi ha messo veramente tanto in difficoltà. Io adesso non so più per chi cazzo ti fare, nel senso che questo Whiplash non è tra i favoriti, quindi dubito che vincerà per il miglior film, però sinceramente se lo meriterebbe tutto, non so se più di Birdman, ma la bilancia è così, cioè siamo veramente lì, se vincesse uno dei due mi andrebbe benissimo. Forse Birdman ha quella questione registica particolare che per l'amor di Dio è fantastica, però cazzo, anche questo Whiplash non scherza, perché la regia è un qualcosa di straordinario, la regia a un certo punto va a tempo di musica, regia e montaggio. Però parlando solo della regia, c'è una scena nel finale che a livello proprio di inquadrature è un qualcosa di impressionante, cioè io mi immagino il regista, l'operatore di macchina, che preso dalla musica che c'è in scena inizia a muovere la macchina da presa a tempo quasi come se gli venisse naturale, ovviamente no perché le inquadrature sono studiate, però la sensazione che hai è che la passione che stai vedendo sul palco si traduca nella passione nel riprendere tutto in inquadrature registiche. Questo è veramente straordinario, è un film che trasuda nel senso che trasuda emozione, trasuda sangue, trasuda sudore, trasuda bravura, trasuda tutto, è strepitoso. Se non siete ancora andati a vederlo, non lo so, fatevi anche 600 km in macchina, ma vi giuro che ne vale totalmente la pena. Oltretutto ci sono alcune frasi che mi rimarranno impresse a vita, adesso non voglio fare spoiler quindi non ve le dirò, ma ce n'è una in particolare che vedo scritta sui social network da parte di tutti quelli che hanno visto Whiplash in questi giorni,
e devo dire che sono assolutamente d'accordo. I dialoghi sono molto belli perché sono molto realistici e il modo in cui viene tratteggiata la figura, del protagonista è straordinario perché lo vediamo avvicinarsi a varie persone, sia in famiglia che fuori, e pian piano vediamo come la musica, anzi non come la musica, come la sua ossessione per la musica trasforma questi rapporti. Noi vediamo il personaggio trasmutare di minuto in minuto. È un film di formazione molto profondo anche questo, alla fine. È un film di formazione diverso da Boyhood perché è una formazione che avviene nel giro di poche settimane, ma noi vediamo proprio il personaggio che si trasforma davanti ai nostri occhi. Prima ci sembra un po' timido, introverso, ma bravo, simpatico. Poi pian piano questa infezione, di questa sua fissazione inizia a instillarglisi nelle vene e pian piano gli risale fino al cervello, mandandogli in cancrena il suo carattere. E quindi inizia a diventare cinico, stronzo, inizia a pretendere troppo da se stesso, a varcare un limite oltre il quale si sente perso. E quindi deve cercare di tornare indietro, però la musica, i suoi sogni sono come un fantasma, uno spettro che aleggiano intorno a lui. E devo dire una cosa, il finale è quanto di più adatto si sia visto in un film degli ultimi anni, nel senso che è un finale giusto, è un finale ideale, perché comunque ti fa capire quali sono i limiti delle persone e in che modo si possono superare oppure non valicare ragionando con la testa, quindi cercando di essere razionali. E il finale è giusto perché alla fine quello che trionfa è la musica. Quindi ossessione che viene a un certo punto surclassata dalla passione, che non è più solo una questione di fissazione morbosa, è una questione che a un certo punto la musica, con l'amore che il personaggio prova per essa, dirompe, togliendo, lavando via in un certo senso quell'infezione che si era impadronita di loro. È molto bello e veramente io ho sentito gente lamentarsi del fatto che ci sono dei momenti in cui il personaggio suda da ogni buco del suo corpo. È un'esagerazione visiva il fatto che lui sanguini, il fatto che sudi, è per trasmettere visivamente allo spettatore qual è il sacrificio che il personaggio sta compiendo, che un ragazzo di cui non ricordo, sotto, qui non ricordo il nome, sotto alla pagina Facebook ha detto: non è, se uno è un bravo batterista, impara come non sanguinare dopo un po'. Certo, io sono d'accordo con, cioè, nel senso, sono un profano, ma presumo che non tutti i batteristi continuino a sanguinare, ma quello era un modo a livello visivo per cercare di farti capire che cosa stava dando il protagonista. Non era il modo di Cesare per dire: hai visto? Se suoni tanto la batteria sangui. Era proprio un'allegoria visiva per farti capire che cosa stai spendendo. Non a caso si dice: ci ho messo sangue e sudore quando ti sei impegnato tanto per una cosa. Quindi ho utilizzato questi fluidi corporei come suggerimento a livello estetico visivo per mandare questo messaggio. Quindi non credo proprio che ci fosse la volontà di rappresentare realisticamente gli effetti della troppa musica, ma assolutamente no. Focalizzandomi per un attimo sul personaggio di J.K. Simmons, mi hanno fatto notare una cosa, io sono assolutamente d'accordo. Io purtroppo mi dimentico tantissimo i nomi delle persone che mi dicono le cose, quindi se le riconoscete in questo, scrivetelo in un commento qui sotto perché non voglio fare lo stronzo che non cita, vi giuro, però ho cercato e non ho trovato quei commenti, però qualcuno, perché non mi ricordo neanche se erano in privato o sotto, comunque ditelo, mi ha fatto notare, l'avevo notato anch'io, però effettivamente me l'avete fatto notare, mi avete dato uno spunto di riflessione ulteriore, quindi vi ringrazio, che il personaggio J.K. Simmons non ha un background, o meglio, ce l'avrà sicuramente, ma a noi non è dato saperlo. Noi vediamo lui come una, e cito quasi testualmente l'autore del commento, una macchina formatrice di giovani musicisti talentuosi, una cosa del genere l'ha detto, e basta, cioè lo vediamo come una macchina. L'unico momento in cui scopriamo, vediamo un qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto fino a quel momento è il finale. Nel finale abbiamo una sorta di redenzione, tra virgolette, del personaggio, neanche totale in realtà, però per tutto il film lo vediamo in un solo modo. Questo non significa che Simmons sia stato monocorde, significa solo che il regista ci ha voluto, che è anche sceneggiatore, Chazelle qua,
ha voluto mostrare un solo lato del protagonista, o meglio, ce ne mostra anche altri ma a livello molto superficiale, però il carattere predominante è quello violento, perché è veramente violenta come persona e forse anche viziato da una concezione della musica troppo estrema. Lui racconta poi un aneddoto su Charlie Parker, sul perché è diventato musicista, che capiamo subito che è quello ad aver formato il suo metodo di insegnamento, che è brutalissimo. Lui è una leggenda, lo Schaeffer, al conservatorio dove il protagonista frequenta, e seriamente io sono rimasto a dir poco estasiato da quanto Simmons sia riuscito a scolpirmi nella mente questo personaggio che difficilmente lascerà il mio cervello nei mesi a venire. Io credo che Whiplash sia un film che verrà ricordato per anni. Tra l'altro prende il nome dal titolo di una canzone, una di quelle che vengono suonate durante il film. Sono due principalmente, ne suonano tante, ma quelle più rappresentative sono Caravan e Whiplash, due brani a quanto ho capito molto complessi da suonare e che il protagonista cerca di eseguire con un impegno esagerato. Ora, io nella parte spoiler vorrei parlare di alcune scene in particolare che mi hanno colpito, perché non mi sognerei mai di rovinarvele naturalmente, quindi se non avete ancora visto il film guardatelo in qualunque modo prima della cerimonia, quindi avete un paio di giorni per guardarlo, il mio consiglio è questo. E recuperateli un po' tutti, perché quest'anno veramente io non capisco come si faccia a dire che il pubblico non potrebbe non essere interessato a questa cerimonia, perché quelli dell'Academy hanno paura che rispetto all'anno scorso, che c'era stato il boom di ascolti, quest'anno non l'avrebbero guardata. Io da tanto non vedevo un'edizione di Academy Awards con dei film così tanto meritevoli, cioè ne abbiamo almeno tre che io mi sento di definire un capolavori. Perché comunque secondo me Birdman, Whiplash mi dispiace, ma io, cioè, ditemi quel cazzo che volete, dite che uso la parola capolavoro a vanvera, ma secondo me Whiplash è un capolavoro e su questo non mi smuovo. E è anche Foxcatcher, cioè secondo me Foxcatcher ha dei ritmi diversi, quello è quello che si può dire, ma quando lo guarderete, cioè vi alzerete e direte figa, cioè proprio così, cioè proprio l'unico commento possibile dopo Foxcatcher è figa. C'è tre interpretazioni che si intrecciano, che fanno paura. Cioè, c'è un intatum che cazzo mi si è rivalutato 100 volte nella testa solo per questo film. Quindi, per dirvi. Quindi, guardatevi, perché questa è un'edizione col botto. Il mio voto per Whiplash è 9. Esattamente lo stesso voto che ho dato a Birdman, perché secondo me sono sullo stesso identico livello. Molti hanno detto che secondo loro Whiplash è un gradino sopra. Io non so se è un gradino sopra, però non mi sento qua a questi livelli. Conta poco i gradini sopra o sotto, io sono convinto che siano comunque lì, cioè per cui secondo me mi hanno dato in maniera diversa emozioni molto simili, quindi assolutamente il voto è 9 secco, non gli do 10 perché 10 è la fine per perfetto, questo film non è sicuramente perfetto, però è perché qualche difettuccino ce l'ha, c'è ad esempio una scena che forse per me era un po' troppo anche nell'ottica di voler mostrare che cosa può portare l'ossessione, per amore del cielo, quindi non è un film che è esente da difetti, li ha come li hanno tutti i film. Ho notato un paio di scene che mi sembravano montate in maniera un filino brusca, quindi non so come mai, forse perché hanno tagliato, però ho notato proprio dei tagli che mi hanno un attimino fatto sudare, però chi se ne frega, sono stati veramente quei due o tre, e poi quella scena che dicevo, quindi i suoi difetti li ha, però registicamente è pazzesco, perché comunque ha una regia. Tra le altre cose ho notato che la regia è molto intimista, nel senso che cerca di andare molto nel... proprio nel merito dei personaggi, no? Proprio ci sono dei primissimi piani che valorizzano le espressioni, dettagli sugli strumenti, sulla mano che muove la bacchetta, sul piatto che stilla sudore, come a dire che in quel momento la batteria, quindi l'ossessione del protagonista, esigeva un tributo, quindi sangue e sudore, come dicevo prima, e quindi ogni volta che lui dà una bacchettata al piatto vediamo stillare il sudore che lui vi ha riversato sopra con la sua fatica,
E le inquadrature, proprio le immagini riflettono questo concetto, perché la regia è straordinaria, la fotografia è meravigliosa, caldissima, esattamente quello, caldissima ma soffusa, quello che ti aspetti da un film sul jazz. L'atmosfera jazz si respira ogni 10 nanosecondi, è veramente fantastico, quindi da quel punto di vista niente da dire, per cui adesso farò un po' di spoiler. Se avete già visto il film, fatemi sapere che cosa ne pensate di quello che ho detto, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché non siete d'accordo, se considerate questo film sopravvalutato, spiegate anche il perché, se secondo voi ho esagerato, insomma fatemi sapere la vostra opinione, perché su questo film in particolare vorrei aprire una bella area di discussione, perché ce n'è veramente tanto da dire. Io vi abbraccio, spero che avrete voglia di seguire le live, quella su Spreaker, quella sul mio canale YouTube, in diretta per gli Oscar, oppure se volete magari seguirle dopo in differita, perché comunque rimarranno, quindi mi farebbe molto piacere guardare la cerimonia commentandola insieme a voi. Se non avete visto il film, io spero di non aver dato troppo. Noi ci vediamo al prossimo vlog, altrimenti vi spoiler in 3, 2, 1. Allora, cos'è che mi ha colpito più nel dettaglio di Whiplash? Dunque, innanzitutto il primo incontro con Fletcher e il protagonista, praticamente noi vediamo il protagonista in fondo a questo corridoio, cioè c'è una stanza in fondo al corridoio, noi vediamo, lo vediamo da lontano, quindi la macchina da presa è posizionata a diversi metri di distanza, pian piano con una carrellata la macchina da presa si avvicina, mentre il protagonista suona, ci introduce le atmosfere musicali che predomineranno nel film. E poi scopriamo che quell'inquadratura altro non era che la soggettiva del personaggio di Fletcher, quindi J.K. Simmons, che dice fammi sentire come suoni, questo inizia a suonare, fa ok va bene, se ne va e poi torna a prendere la giacca e se ne va ancora. Capiamo che il protagonista è uno studente dello Schaeffer, quindi questo conservatorio molto importante negli Stati Uniti d'America e nel mondo, e che quello è Terence Fletcher, che è uno degli insegnanti più ambiti, che porta i suoi studenti ai concorsi, con cui è molto difficile lavorare. Alla fine lui riesce a entrare nelle sue grazie, ma scoprirà che entrare nelle sue grazie non è una benedizione, bensì una maledizione, perché lui è molto violento. Prima si fa raccontare qualcosa del suo passato, cioè il fatto che suo padre è uno scrittore un po' fallito che fa l'insegnante, che sua madre l'ha abbandonato da piccolo, e utilizza questo davanti ai suoi compagni per umiliarli, dicendo non biasimo tua madre per averti lasciato, perché tu sicura per aver lasciato te tuo padre, perché tu sicuramente diventerai un perdente come tuo padre. È bellissima la scena in cui lui dice non è esattamente il mio ritmo, e gli dice prova, non è esattamente il mio ritmo, prova, e alla fine gli tira lo sgabello e fa porca puttana, guarda a tempo, oppure quando tipo suona per 2 secondi e gli fa così. È bellissimo la gestualità, cioè Simon si è proprio studiato i movimenti. Oh, tra altre cose è sempre vestito con questa maglietta nera, è proprio una figura, cioè è una figura stranissima, una figura inquietantissima. E vediamo che il protagonista prima vuole entrare nei suoi grazie, poi man mano che andiamo avanti nel film capisce che lui litiga sempre con questo personaggio. C'è questa scena che è quella che mi è sembrata un po' esagerata, di lui che alla fine si sta un po' montando la testa, dice che ha ottenuto la parte, vuole suonare sul palco, arriva in ritardo perché l'autobus si è bucato una gomma, dimentica le bacchette al posto dove ha noleggiato l'auto. Allora cosa fa? Va a prendere, dice se tu non sei sul palco io vedi che mi incazzo, devi esserci, altrimenti ti sostituisco e sei fuori dalla band. Cosa succede? Lui va a prendere le bacchette e con una scena che mi ha distrutto emotivamente viene investito da un camion, esce ferito e sanguinante dalla macchina e si mette sul palco, solo che non riesce a andare avanti perché gli trema le mani per lo shock e quindi fa fallire la gara e la band perde. Fletcher lo vuole cacciare fuori e appunto che lui poi se ne va e abbandona il suo sogno musicale. Quella scena mi è sembrata un po' esagerata, perché allora è molto allegorica, nel senso che ti fa capire fin dove si spinge il personaggio, fin dove l'ossessione del personaggio lo costringe a spingersi, dall'altra è poco verosimile, ma non credo che fosse l'idea di Chazelle quella di comunicare verosimiglianza, però forse nell'ottica di una situazione pseudorealistica era un po' troppo, quindi è l'unico. Mi è piaciuto molto dal punto di vista allegorico, meno dal punto di vista del realismo. Se ce ne sbattiamo di quello, è una scena fantastica, molto, molto
emozionante. Poi ho adorato quando lui incontra, perché lui cosa fa? Fa sbattere fuori Fletcher, perché c'è il momento in cui Fletcher parla di questo ragazzo che lui aveva maltrattato perché sapeva che era uno talentuoso, che era diventato prima tromba al Lincoln Center. E il problema è che poi questo tizio dice che è morto in un incidente d'auto, quando poi il protagonista ha effettivamente anche lui l'incidente, che si mette sul palco sanguinante, scopriamo, il padre la porta da questo avvocato, che non capisco se è un avvocato o un psicologo, comunque da questa persona, che informa che i genitori di quel ragazzo ritenevano responsabile Fletcher, perché il ragazzo non è morto in un incidente d'auto, bensì è morto impiccato per via della pressione che Fletcher gli aveva messo. Lui fa: se tu testimoni non saprà mai che sei stato tu, ma lo possiamo cacciare dallo Schaefer, così non potrà fare quello che ha fatto a quel ragazzo che stava facendo a te anche ad altri. Lui rinuncia alla musica e incastra Fletcher, poi lo incontra in questo locale e succede che Fletcher dice: senti, ho un'altra competizione con la band, ti va di fare da primo batterista? Lui ci pensa un po' su, lo va, gli dice che suoneranno i pezzi, quindi Whiplash e Caravan, i pezzi che suonavano quando lui era ancora nella band. Invece si scopre che l'ha fottuto, perché si era reso conto che era stato lui a sbatterlo fuori dallo Schaefer, e alla fine gli fa fare una figura di merda davanti a questi talent scout, che sicuramente dopo una figura del genere non lo prenderanno più. Allora cosa succede? Il personaggio se ne va, e tutta questa scena è correlata alla frase che Fletcher dice quando sta bevendo qualcosa al locale dopo che lui è stato sbattuto fuori dallo Schaefer. Dice: non ci sono parole più pericolose nel mondo che quelle che come buon lavoro, perché lui sostiene che bisogna esplorare le persone. Racconta quell'aneddoto su Charlie Parker, su questo musicista che, quando lui sbagliò a suonare con lui in una jam session, gli tirò un piatto sulla testa quasi decapitandolo, e questo il giorno dopo si presentò per fargliela vedere e proruppe nel più grande assolo della storia. Ed è quello che fa alla fine per il protagonista. Il protagonista va via dal palco quando sta per fare la brutta figura, abbraccia il padre, si toglie la giacca, torna sul palco e inizia un assolo. Prima inizia Caravan, che è il brano con cui si chiude il film, e la band lo segue. Poi alla fine inizia con questo assolo e c'è Fletcher che lo guarda come se volesse ammazzarlo, gli si avvicina e fa: io ti cavo un occhio, pezzo di merda. Poi per un certo punto è talmente allibito dalla bravura del protagonista che sta tenendo la scena, che quando inizia l'assolo lui dice: che cosa stai facendo? E lui dice: dammi il segnale. Allora cosa succede? Così lui, cioè Fletcher, abbandona l'ostilità perché si rende conto che il suo metodo, che tanto era stato osteggiato, sta funzionando, e che quindi ha fatto scoprire al mondo un grande talento. E c'è questa scena con le inquadrature, con la panoramica a schiaffo, quindi la macchina presa che si sposta, su di lui che suona, su Fletcher che dirige, tac tac, sugli sguardi, che è spettacolare perché va a tempo di musica e che pazzesca, io sono rimasto proprio, è arte, è fantastica. Quindi è proprio lì sinestesia, l'emozione che ti crea l'immagine, che associerai per sempre al brano. Io Caravan lo associerò sempre a quella scena. Per me sarà, quando io vedrò Caravan, quando io sentirò Caravan, vedrò nella mia testa Whiplash. Quindi è un po' una sinestesia in un certo senso, e quindi è una scena fantastica. Questo non vuol dire che però quello sia il metodo giusto, e qui torniamo a quello che dicevo all'inizio: significa che per quei due personaggi è funzionato così, e alla fine loro si liberano dalle catene di questa loro ossessione per abbandonarsi alla musica, all'assolo che sta venendo da Dio e a lui che sta dirigendo questo assolo. Due cose che li faranno ricordare per sempre. Spettacolare, cioè un finale fantastico. Poi mi hanno colpito le scene di lui che suona con le piaghe qua alle mani, il sudore che viene versato, e anche la scena di lui che aborda Nicole, questa ragazza che faceva la barista al cinema, con cui andava sempre con il padre, e a un certo punto lui lo vediamo tutto, anche se timido, comunque che ci sa fare. Poi però, quando l'ossessione sta raggiungendo livelli esagerati, lui dice a lei che non si devono più vedere, perché sicuramente lei prima o poi si arrabbierà per il fatto che lui non può dedicargli tempo, e che quindi la musica è più importante, quindi è meglio che si lascia. Un ragionamento a stronzo che non ti aspettavi dal protagonista, che già aveva dimostrato delle avvisaglie di stronzismo quando a tavola si lamenta il fatto che non lo considerano come musicista, mentre considerano i parenti che stanno avendo certi dei discreti successi nel campo del football
universitario, e alla fine lui dice: tanto tu non entrerai mai nella NFL, e gli dicono: e tu invece all'Lincoln Center. Lui si alza e se ne va, perché si sta capendo che il personaggio, da persona ingenua e appassionata dell'inizio, si sta facendo corrompere da un lato sbagliato, quello ossessivo. E per l'appunto poi alla fine lui cerca di lasciare i rapporti con Nicole, la invita al concerto a cui lo ha messo Fletcher alla fine, e lei dice: aspetta, devo chiedere al mio ragazzo. Gli dai chiaro segnale che ormai ha perso la sua occasione. Capiamo che il protagonista si è fatto terra bruciata intorno e che l'ultima cosa che gli rimane è la musica, quella stessa musica che però ormai aveva abbandonato e che fortunatamente poi ritroverà nel finale. Per cui è un film che mi ha assolutamente appassionato, fantastico, un vero capolavoro. Io spero di non aver detto troppo, fatemi sapere cosa ne pensate di quello che ho detto nella parte spoiler. Se fate spoiler, ovviamente contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler, ditemi quali sono le vostre scene preferite, perché ci sarebbe da discuterne. Quindi spero di non aver detto troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.